23 morti, 33 feriti, 126 ostaggi liberati dopo il blitz delle forze speciali burkinabè all'Hotel Splendid e al Cappuccino Café di Ouagadougou. La capitale del Burkina Faso è stata per ore sotto attacco dei terroristi islamici. L'albergo è vicino all'aeroporto dove l'altra sera è atterrato Don Silvio Longobardi. Il sacerdote di Angri ha raggiunto l'oasi Santa Teresa, realtà dell'associazione Progetto Famiglie e della Fraternità di Emmaus, nata dall'impegno di decine di benefattori e volontari dell'Agro e non solo nel 2003. Don Silvio, com'è la situazione dopo gli attentati di ieri e dopo le tensioni anche di questa mattina? Beh, io sono arrivato giovedì sera in Burkina Faso e l'albergo o la zona dove sono stati gli attentati si trova non lontano dall'aeroporto e ci passiamo per uscire dalla capitale, dobbiamo necessariamente passare per quella zona. Ma quando io sono arrivato non ho visto niente che faceva pensare ad una maggiore attenzione, una maggiore sicurezza di carattere a qualche particolare minaccia. Tutto era normale, quindi credo che quello che è accaduto è stato un poco una sorpresa per tutti quanti, anche per le persone in Burkina Faso che io conosco e che hanno anche certi compiti e responsabilità, hanno espresso la loro sorpresa. Anzi, inizialmente, quando abbiamo saputo di questi attentati, abbiamo preso contatto con loro, loro stessi avevano sottovalutato il fenomeno, pensavano che si trattava di qualche cosa di meno grave. Vi parlo di persone che comunque lavorano nei vari, hanno anche degli incarichi ministeriali, quindi vuol dire che non c'era un'attenzione di questo tipo. Non è la prima volta che il Burkina Faso in ultimo periodo viene preso di mira. Questo vuol dire che anche un paese povero che fino a qualche anno fa era considerato molto tranquillo, oggi le cose si stiano mettendo in maniera più complicata. Credo il Burkina Faso è un paese che è sempre stato pacifico e il modo con cui ha affrontato una grave crisi politica negli ultimi mesi ha confermato una capacità, una reazione popolare che ha cambiato le cose senza cadere nella violenza, salvo alcuni fenomeni iniziali. Questo lo dobbiamo veramente riconoscere a questo popolo. Forse ha aperto anche una strada della democrazia. Non dimentichiamo però che il Burkina confina con il Mali a nord, con il Niger, e sappiamo come in questi due paesi vi sono dei gruppi terroristici abbastanza organizzati. C'è un dato: lunedì prossimo il nuovo presidente deve prestare il suo giuramento. Non vorrei che questo avvenimento, oltre ad essere un messaggio all'Occidente, diventi anche un messaggio minaccioso al governo che sta per insediarsi. Non c'è per nulla pericolo? No, credo di no. Credo che adesso la situazione sia legata soprattutto alla capitale. Ovviamente in questo momento e nei prossimi giorni sarà difficile muoversi in capitale. Vorrei salutare tutti, approfitto da questo paese che è diventato veramente un paese tanto amico, tanto caro. Quando io vengo qui non sono più straniero, mi sento molto in un paese dove conosco tanta gente conosce me, e da questo paese tanto caro vorrei dare un saluto a tutti quanti voi che state lì, anche le persone che conosco, per dire che di stare veramente in una grande pace. Non c'è nessun tipo di problema, né per noi e speriamo anche per le altre persone. This week has been a bloody one. Tonight's assault is the third terror attack in 4 days.